Spiace di non poter essere presente alla celebrazione della festa di Santa Gianna, però voglio confidarvi che ho incontrato Santa Gianna e ho fatto una breve intervista di cui adesso vi riferisco. Santa Gianna, le ho chiesto: "Ma tu di dove sei?" E lei mi ha risposto: "Beh, lo sai, sono di Magenta, sono di Pontenuovo, sono di Mesero, tutti i posti dove ho vissuto, ho amato, ho fatto festa, ho sofferto. Ma io sono cristiano, quindi il mio posto non è in un luogo preciso, ma nella chiesa. E una cristiana è missionaria, e perciò io ho desiderato andare lontano, in Brasile, in missione, perciò adesso voglio salutare anche quelli che sono collegati da ogni parte del mondo. Ecco, un cristiano appartiene alla Chiesa, un cristiano ha come orizzonte il mondo." "Ah, bene," gli ho detto io, "ma tu, Santa Gianna, tu sei un medico, tu hai dedicato la tua vita a curare i malati, e cosa dici in questa situazione in cui è così drammatica la questione sanitaria?" E Santa Gianna mi ha detto: "Ecco, io ho fatto il medico pensando questo, che valesse la pena di vivere dedicandosi a curare gli altri." Ecco, per me la medicina è stata come una intuizione che vale la pena di vivere facendosi servi di coloro che sono malati. "Ah, grazie, Santa Gianna. Ma tu, Santa Gianna, sei mamma Gianna, sei una donna di famiglia. E cosa dici alle famiglie di oggi che sono così spesso chiuse in casa, anche un po' logorate da questo tempo di isolamento?" E lei mi ha detto: "E la famiglia è il luogo in cui si genera la vita, in cui si mette al mondo il futuro." Ecco, io vorrei dire che la famiglia è questo luogo dove si impara a vivere di una vita ricevuta per essere una vita donata. Allora anche questi giorni di isolamento sono come una palestra, ecco, il tempo prolungato per stare in casa e imparare che la nostra vita è una vita che riceviamo ed è perciò una vita che possiamo dare." "Grazie, Santa Gianna. Allora io vi saluto tutti, gente che ascoltate. Vi saluto e vi ricordo l'intervista di Santa Gianna che mi ha detto: il mio paese è il mondo, che mi ha detto la mia vita è una vocazione a servire, che mi ha detto la famiglia è il luogo in cui si impara a nascere e si impara a dare la vita."